Matteo Candido è l'autore di due saggi su due importanti personalità: Augusto Del Noce, Spina nella cultura, e Cardinale Antonio dei Conti, Pancera di Zoppola. In questa intervista ci spiega perché è così importante conoscerli. Signor Candido, ci parli un po' di lei, perché ha deciso di scrivere? Un po' così, non per avventura, così a casaccio, insomma, no? Siccome quando uno ha dei problemi, delle questioni personali, vuol comunicarle ad altri, no? E quindi finché in paese lo comunica agli amici, quando vede che c'è qualche possibilità di farlo più a largo, allora cerca di, come ho già fatto già sul giornale settimanale della diocesi, sul bollettino della parrocchia, sul Avvenire anche, quindi qualche lettera, qualche spunto lo mando sempre e non sempre lo pubblicano logicamente. Quindi il desiderio di dire qualcosa anche di mio personale in base alle cose concrete che si sentono, no? Questo è un desiderio che l'accompagna da sempre, sin da quando era ragazzino. Ma insomma, quando ero ragazzino forse avevo desideri diversi, ecco, io mi ricordo da piccolo che sognavo di fare l'esploratore, il poliziotto, l'indagatore, l'aviatore, qui un po' di avventure, insomma, ecco, non, la scuola non mi è mai piaciuta. E poi ho finito a fare il professore, dicevo sempre ai miei insegnanti, ai miei ragazzi, siete fortunati perché avete un professore che non è amante della scuola. Veniamo ai suoi libri, al primo dei suoi libri. Augusto Del Noce, Spina nella cultura. Perché Spina nella cultura? Ecco perché io Del Noce l'ho conosciuto quando sono andato all'università a Trieste, prima che lui scendesse a Roma, e l'ho conosciuto lì, così nel scegliere la materia, io sono andato così a caso, insomma, mi interessava l'etica, la morale, la filosofia morale, e allora fra le sue lezioni ho notato, più che su lezione, ho visto l'argomento filosofia morale e sono andato da lui come un argomento facoltativo in università, ci sono i corsi obbligatori, quelli facoltativi, e ho cominciato a seguire lui e da quella volta mi sono innamorato del suo modo di ragionare, anche se era abbastanza difficilotto per me, giovanissimo quella volta, e ho seguito tutto la sua produzione per tutti gli anni, anche adesso sto continuando a rileggere tutto quello che lui ha fatto. Qual era il concetto di verità per Del Noce? No, cioè, tutto lì il discorso che lui fa è abbastanza complesso, perché lui intanto era cattolico, di famiglia cattolica, e convinto anche lui, quindi praticava. E quando a Torino si è inserito negli studi, fin da piccolo al liceo, poi all'università, si è trovato in un ambiente ateo e laicista, proprio all'opposto di quello che era il suo sentire interiore, insomma, no? E quindi lui vedeva che nella cultura cristiana, soprattutto quella dell'Università Cattolica, lui era un universitario iscritto alla Università Cattolica, anche, no? Anche se non l'ha frequentata, però vedeva nella cultura cattolica, non riusciva a fondare la sua fede cristiana come l'aveva preso dalla famiglia. E allora ha cercato da solo di ricercare una filosofia, quella scolastica, il neotomismo non lo soddisfaceva quando era all'università. E allora cominciò a seguire degli studiosi, filosofi francesi, alla ricerca di una filosofia che soddisfacesse la sua esigenza di verità, ecco, la sua verità cos'era, perché mi sembrava che tutta la filosofia del tempo, quando lui era universitario, era quella di Gentile, l'idealismo, non era basata sulla verità, insomma. E quindi lui, cattolico, siccome credeva nella rivelazione, non vedeva una spaccatura fra fede e ragione, e cercava questo raccordo. Per lui la verità era seguire la fede, quello che Dio aveva rivelato, insomma, attraverso la ragione. Siccome la filosofia,
italiana del neofascismo non lo soddisfaceva, andò a cercarlo in Francia e ricominciò un iter lungo, partendo da Blondel, poi andò a finire in Malebranche, che attualmente nei testi di filosofia Malebranche è considerato un non teologo, perché butta dentro, secondo la vulgata normale o attuale, butta dentro la fede nella ragione, quindi viene squalificato. Invece per Bernoulli il Malebranche era un filosofo che portava a conseguenze estreme, da un certo lato, il Cartesio, che da tutti i filosofi, anche laici, era considerato il fondatore della filosofia moderna. E Bernoulli parte da Cartesio e ricostruisce tutto tutta una linea alternativa a quella che attualmente è in funzione nell'insegnamento normale, insomma, no? Per cui lui, l'ambizione sua è quella, e non è riuscito ancora perché l'hanno silenziato in modo sonoro dappertutto, di portare avanti, di creare una storia della filosofia alternativa all'attuale. E quindi era tutta una ricerca di verità proprio fondata sullo studio dei testi, insomma, no? Che lui vedeva non corrispondente a quello che ufficialmente si insegna attualmente in tutte le scuole, non solo italiane, ma dappertutto, insomma, no? Altro libro, altro grande personaggio sul quale lei si sofferma, il cardinale Antonio dei Conti di Pancera di Zoppola. Ecco, personaggio dimenticato, lei dice, un po' trascurato. Quando io ho studiato con lui a Trieste, quando ho fatto il primo esame con lui, chissà perché è stato così contento che mi ha domandato di seguirlo, di andare più spesso a Trieste e quasi quasi di accompagnarlo, insomma, voleva che facessi un po' l'assistente, quello io mi illudo. Però io, le mie condizioni, la mia situazione, ero dentro in politica, ero dentro nella scuola, nello sport, non ho potuto seguirlo. E quindi il Bernoulli vorrebbe che mi facessi questo, però lo studio su quello che lui mi ha fatto insegnare mi ha permesso di andare a scovare questo personaggio che io è uno della famiglia Pancera di Zoppola, che qui nel mio paese è un paesino di 6.000 abitanti, non di più, mi sono qui di poco, che è stato importante nel 1400, quindi andiamo indietro, 1415-18, nel Concilio di Costanza, quando si conclude lo scisma di Occidente, quando addirittura c'erano tre papi. E il cardinale Antonio Pancera era, oltre che essere cardinale, quindi aver partecipato a tutto il concilio, prima era stato patriarca d'Aquileia e prima ancora vescovo di Concordia, che la diocesi dove io mi trovo qui di Pordenone, e prima ancora segretario di Stato. Quindi un pezzo non indifferente per il calibro culturale, anche lui si era laureato a Padova in diritto canonico e diritto civile, quindi aveva avuto un'importanza enorme. Come mai io sono riuscito a pescare questo personaggio? Nella mia parrocchia il mio vecchio parroco aveva nel suo archivio un discorso che era il conte discendente che aveva fatto stampare, un discorso che il rettore dell'Università Urbaniana di Roma, che faceva le ferie qui a Zoppola conoscendo un conte che era un suo amico di studi, nel 1931 ha fatto un discorso nell'inaugurazione dell'asilo infantile nel 1931. Da questa traccia io ho visto che, siccome era, ho capito che era un personaggio grosso, ho pensato di approfondire, di andare alla ricerca fra quelle fonte che io potevo avere qui in Diocesi, a Pordenone, a Udine, insomma, dove potevo nel mio piccolo pescare qualcosa, e ho ricostruito su quella falsa riga, ho approfondito tante di quelle cose che facevano balzare ancora di più questo personaggio, che si collegava un po' con il discorso del Noce, perché il Noce, quando
riparte nella sua ricostruzione filosofica da Cartesio. In quel periodo Cartesio discuteva dal punto di vista filosofico e teologico nel periodo che seguiva immediatamente l'umanesimo e il Rinascimento, quando si spaccò la cultura cristiana da religiosa a laica. E il Pancera fu uno dei personaggi che nel periodo del Rinascimento, ancora perché il 1400 era l'umanesimo, era uno dei più colti, quindi era fra i segretari più colti del papato. E quindi tutte le sue lettere, i suoi scritti, che si trovano qui in un paese vicino, a San Danilo del Friuli, dove c'è un testo pubblicato da lui in latino, dove ci sono anche molte decorazioni, molto bello, elegante, insomma, andato a vederlo, molto bello, sarebbe bello tradurlo prima in italiano e dopo cercare lì. Ecco, lui era di una cultura abbastanza approfondita, e da questo, da quello che lui ha detto, da quello che lui ha fatto, perché ha preso posizioni abbastanza precise in quel periodo, lui è abbastanza uno spaziato fra la cultura cristiana e laica di quel periodo. Allora, l'approfondimento di questo personaggio mi dava la possibilità di ricollegarli con tutta la problematica che il Del Noce scoprì e indagò per la ricostruzione filosofica del suo pensiero fino alla fine, perché poi Del Noce parte da Cartesio, ma poi finisce passando per Malebranche, Pascal, Vico, fino a Rosmini, concludendo con la filosofia dell'ontologismo, che ancora non è tanto ben seguita, anzi criticata, ma secondo Del Noce quelli che la criticano non conoscono bene né Cartesio né Rosmini. Ecco, allora il collocamento è sotto questo profilo culturale, insomma, no? Però era sempre per dare agli zoppolani, ai miei paesani, la possibilità di conoscere un personaggio del loro paese che forse non lo conoscevano, oppure ancora adesso lo conoscono solo perché sul cornicione dell'asilo infantile, che è una costruzione molto ampia, c'è il suo nome, Cardinale Antonio Pancera di Zoppola. Le faccio un'ultima domanda, signor Candido. Sì? Cosa vorrebbe che un lettore trovasse arrivato all'ultima pagina dei suoi libri? Ecco, io non avendo avuto la possibilità di seguire, mi sono laureato, però non ho seguito più la carriera universitaria, quindi per mettersi a insegnare ci vuole una conoscenza abbastanza approfondita, insomma, no? Io quando leggo di certi libri vedo tanta superficialità nel gintoglio da ridere, insomma, no? Confrontando le cose che ha dovuto fare Del Noce per scrivere quello che ha scritto, mi viene da ridere, insomma. Allora io non ho le pretese di insegnare granché, però mi preme di comunicare quello che io sento, insomma, siccome anch'io, come Del Noce, sono un praticante, sono un cattolico convinto, e so che anche la civiltà non può andare avanti se non c'è questa armonia fra fede e ragione, insomma, no? Il caos in cui noi viviamo adesso è proprio questo, e le illusioni dei cristiani di sinistra, i cristiani adulti, sono belle e buone intenzioni, ma non sono basate su niente, solo sulla polvere, insomma, no? Ci vuole cultura molto più approfondita dello stile fatto. Allora io quello che mi propongo è di quelle cosette, e quindi la possibilità che mi avete dato voi di scrivere Del Noce, spina della cultura, è quello di comunicare a chi ha voglia, o di indicare la strada perché accedano a questo personaggio colossale, secondo me, ma sconosciuto, di Del Noce, per iniziare in lui e al di fuori di lui quella rinascita della cultura cattolica, non quella bigotta, ma quella culturale, insomma, che va a fondo, che è filosofica, insomma, no? Che non c'è ancora. Ecco, quindi io, parlando col vostro direttore, mi pare che mi ha telefonato tempo fa, ecco, io sto preparando adesso qualcosetta su Del Noce, per tirar fuori degli elementi che permettono con più
non più la spina della cultura, ma la filosofia del Noce, che il titolo sarebbe In filosofia con del Noce, per tutti gli elementi per permettere agli studenti liceali, quelli che studiano filosofia, gli elementi per dire bisogna andare da del Noce se vogliamo capire la società di adesso e per migliorarla in meglio. Ecco, questa è la mia via di avviare un po' gli studiosi, insomma, quelli che si interessano di filosofia, ma non da fare il filosofo per gli altri, non ho i mezzi. Augusto Del Noce, Spina nella cultura, e Cardinale Antonio dei Conti Pancera di Zoppola, di Matteo Candido, sono acquistabili sul sito www.booksprintedizioni.it.